All'ospedale San Salvatore di Pesaro è eseguito con successo un intervento di sintesi di una frattura del femore su una signora anziana di 103 anni. La paziente ora è in buone condizioni di salute e dopo soli 2 giorni dall'intervento è tornata a camminare. Si tratta del primo caso di un percorso multidisciplinare di ortogeriatria, una procedura, spiega l'AST, che si attiva quando il paziente d'età superiore ai 75 anni accede al pronto soccorso per la frattura prossimale di femore. La signora è stata operata per una frattura della porzione prossimale del femore, che è la frattura più frequente negli anziani, è stata sottoposta a un intervento di osteosintesi con una tecnica mininvasiva. È un intervento frequente, non è frequente farlo in pazienti di 103 anni che sono in buone condizioni di salute, in quanto la signora prima della caduta era autonoma, viveva da sola e era in grado di svolgere quotidianamente le normali attività che riguardano l'igiene della persona e la cura della persona. Dunque, quali sono state le difficoltà? Ma le difficoltà in questo caso sono soprattutto organizzative, cioè fare un percorso che permetta al paziente anziano di recuperare quanto prima la sua autonomia, e quindi questo coinvolge una serie di professionalità, sia mediche che infermieristiche, che riguardano il pre-operatorio e il post-operatorio, perché l'atto chirurgico è solo una parte del percorso, poi c'è tutto il percorso riabilitativo successivo e prevede molta assistenza dal punto di vista infermieristico e dal punto di vista riabilitativo. La storia di questa paziente dimostra che l'età non è un limite per la cura e la guarigione, ma anche un esempio di come la competenza medica e la determinazione possono fare la differenza nella vita delle persone. Gli sforzi congiunti di medici, infermieri e fisioterapisti hanno permesso alla paziente di recuperare rapidamente la sua autonomia e di tornare a svolgere le attività quotidiane. La signora, quando è arrivata, ha avuto subito praticamente tutta l'assistenza, perché naturalmente ha creato un caso anche in reparto, in quanto era la prima volta, perché penso che abbiamo quasi centenari, ce li abbiamo, però che addirittura abbiano sorpassato i 100, insomma, sono stati pochi casi. Quindi diciamo che è diventata subito la mascotte del reparto, non ha mai perso la lucidità, ha avuto sempre l'apporto dei familiari che le sono stati sempre vicini, e noi naturalmente l'abbiamo favorito, perché in questi casi è fondamentale che la famiglia faccia sentire a proprio agio, appunto, in un ambiente che non è quello usuale per una persona così grande, e quindi le sono stati vicini in ogni momento, e quando non c'erano loro c'eravamo noi. Un intervento su una paziente di 103 anni, questo cosa significa? Significa che ormai l'età non è un fattore da valutare, quello che va valutato è la capacità di svolgere le mansioni quotidiane, la capacità di intendere e di volere, la capacità valutata nell'ambito delle autonomie delle persone, e quindi l'età è solo un piccolo dettaglio. L'età va considerata minimamente, ci sono delle scale che considerano tanti altri fattori, come la capacità del paziente di essere autonomo, la capacità del paziente di svolgere mansioni, la capacità di vestirsi, la capacità di deambulare, la capacità di vivere da soli. E la signora in questo caso, 103 anni, non assumeva farmaci, forse è arrivata a questa vetusta età proprio perché ha preso pochi farmaci.